die Felsen von Rouen. Die haben gestrahlt, fast wie Gold. Das war für mich ein wunderbarer Blick. Mein Name ist Paolo Foradori. Ich stamme aus Trentino und die Liebe hat mich nach Tramin geführt. Ich bin Winzer, bin Weinbauer und das war meine Passionsarbeit. Über 50 Jahre habe ich meine Weinberge und die Weinberge von meiner Frau, die Kellerei Hofstetter, geführt. Mein Sohn Martin ist mit 22 Jahren in der Firma eingetreten. Siamo in zona alta di Termeno, nella frazione di Sella. Abbiamo scoperto che il Gewürztraminer ha le migliori posizioni di tutto l'Alto Adige e qui si è sviluppato praticamente alla grande per la sua qualità del vino. Rimane un fatto che l'Alto Adige è paese di pionieri in fatto di Gewürztraminer secco. E perciò dobbiamo seguire le orme che sono già state tracciate dai nostri avi e continuare per questa strada. È molto interessante vedere la gente degustare un Gewürztraminer per la prima volta. Io li guardo sempre in faccia e vedo cosa pensa, cosa non pensa. Poi assaggio un'altra volta, poi si vede il sorriso e la contentezza della scoperta di questo nuovo vino. Forse si dimentica di quello che ha mangiato, ma non si dimentica di quello che hanno bevuto. È rimasto così nell'animo il buon sapore del Gewürztraminer. Io si inviò in la parcella Roccolo, in Mazzon, auf der anderen Seite von Tramin. Roccolo ist meine Lieblingsparzelle. Die Parzelle, wo ich als Kind die Reben schon geliebt habe. Siamo nati sotto le pergole. Siamo vissuti col vino, questa è la nostra vita praticamente. Diese Lage ist bepflanzt mit Blauburgunder. Das hat mein Vater 1942 gepflanzt. Südtiroler Weine waren in Italien praktisch fast unbekannt. Dann bin ich in Kampf gekommen, da habe ich gedacht, oh, das geht nicht. Come un missionario sono passato da città in città, dal nord al sud, a presentare i nostri vini. Prima del vino parlavo un po' della storia dell'Alto Adige. Bisognava spiegare alla gente chi siamo, da dove veniamo, come siamo. E poi parlavo del vino. Era un grande lavoro, ma di grande soddisfazione. Ci abbiamo messo anima e corpo. Spero che i nostri nipoti abbiano imparato bene la lezione, sia dal padre che dal nonno. E questo è praticamente la nostra forza, perché io sono nella terza generazione e Martin nella quarta. La quinta sta studiando e la sesta sta allattando.